Buongiorno a tutti. Sì, molte cose sono già state dette dagli interventi precedenti, quindi io riprenderò alcuni concetti e cercherò in qualche modo di incardinarli all'interno un po' più della parte legata a cosa servono, no? Gli strumenti partecipativi. Molti degli interventi precedenti appunto hanno citato il tema della partecipazione di tutti, non solo le istituzioni. E appunto sempre di più oggi questi temi vengono richiesti in varie forme. Ci sono varie forme di partecipazione, quella più istituzionale, abbiamo appena visto la sottoscrizione di accordi che però sono trasversali, ma partecipazione è anche tutta quella che oggi si fa attraverso gli smartphone piuttosto che la rete in generale. Ecco, noi credo dobbiamo imparare a colloquiare e a usare quelle che sono le varie forme, ma per capire qual è il mondo che vogliamo e come lo vogliamo gestire. L'esperienza dei processi partecipativi parte da lontano e poi l'Umbria è un territorio che l'ha sperimentata fin dal nascere in Italia. Appunto si è parlato di Agenda 21. Agenda 21 è uno dei documenti approvati a Rio de Janeiro nel 1992 con il quale si invitava ad attivare processi partecipativi più legati all'ambito della gestione dell'ambiente. E quindi da lì inizia questo mantra dello sviluppo sostenibile, che oggi è diventato anche patrimonio comune, ma ancora in realtà si ha delle difficoltà ad arrivare a dei risultati interessanti. In alcuni casi però questa esperienza di Agenda 21, iniziata ormai verso la fine degli anni 90, ha permesso di proseguire con esperienze che sono maturate e che si sono diversificate. Nel frattempo, questi processi partecipativi sono stati facilitati e sono entrati nell'uso comune nelle diverse pratiche sia delle pubbliche amministrazioni che delle persone in generale, delle varie aggregazioni di persone. Come vedete, ho citato alcuni dei documenti che la comunità europea piuttosto che la comunità internazionale hanno riapprovato nel tempo proprio a sostegno di quelli che sono i processi partecipativi. Un processo decisionale va gestito in vari modi, prima garantendo soprattutto che ci sia condivisione, che i livelli di partecipazione siano garantiti in varie forme. Bene, prima appunto abbiamo visto sia nell'intervento di Ambra Ciarrapica che di Massimo Bastiani appunto che queste modalità poi vengono usate e applicate nelle varie forme a seconda di quelli che sono i processi e di quelli che sono gli obiettivi che insieme si vanno a decidere e si per arrivare a un risultato comune. Diciamo che attualmente in questa fase storica quelle che sono le
politiche di pianificazione sono diventate un'emergenza e ovviamente legate ai problemi dei cambiamenti climatici, ma anche alla necessità di garantire che la gestione del territorio sia forte, importante e con obiettivi anche fondamentalmente economici. E allora parliamo di patti territoriali, di valutazione ambientale strategica, di contratti di fiume, di contratti di paesaggio, ma anche di piani d'azione per l'energia sostenibile, piuttosto che più recentemente di piani di adattamento, che è una delle nuove forme di pianificazione più legata all'adattamento ai cambiamenti climatici. Infatti recentemente, proprio il 16 a Bruxelles, c'è stato un evento di sottoscrizione da parte di sindaci europei al Measure Adapt, che è questa nuova campagna rivolta ai sindaci proprio sull'adattamento ai cambiamenti climatici. E allora cosa ci troviamo? A dover gestire tutte queste diverse forme di pianificazione in modo anche schizofrenico, una slegata dall'altra? Assolutamente no. Ogni territorio andrà a gestire e a concatenare questi percorsi a seconda di quelle che sono le proprie specificità. In alcuni casi appunto avremo un piano d'azione per l'energia sostenibile che diventa un po' l'elemento che coordina, che raccoglie al suo interno un po' tutti quelli che sono i processi di pianificazione e di partecipazione nell'ambito di questi piani, ma in altri casi abbiamo visto il contratto di paesaggio può a sua volta diventare l'elemento di coordinamento di questi soggetti, di questi temi. E possiamo anche usare delle strategie per fare partecipazione. E da appunto i tavoli che si usavano all'inizio di Agenda 21, abbastanza strutturati, nei quali comunque si andava a fare progettazione partecipata, perché questo alla fine è quello che si va a fare con questi piani, a magari delle nuove strategie sperimentali o ispirative più legate all'utilizzo anche delle nuove tecnologie, perché si può partecipare anche non in presenza, ma attraverso delle dinamiche diverse. Probabilmente dovremo imparare a gestire le due cose insieme in questa fase. Bene, ma in Italia vediamo un po', ho fatto un veloce, non voglio pesare, ma ho fatto proprio una presentazione nella quale richiamo alcune normative nazionali in cui si rifà il tema dei processi partecipativi. Lo troviamo già nella Costituzione, sia l'articolo 1 che l'articolo 118 fanno dei riferimenti precisi ai processi partecipativi e alla necessità di coinvolgere la società civile. Ma alcune regioni, tra cui l'Umbria, hanno fatto delle normative specifiche dedicate alla partecipazione. Per quanto generalmente queste normative danno delle definizioni di cos'è la consultazione, il pubblico interessato, e vanno a definire proprio le dinamiche per partecipare, ma anche il tema dell'accesso all'informazione è uno dei temi fondamentali, perché non si può partecipare se non si è informati sull'argomento. Tutte queste normative fanno un espresso riferimento alle strategie per lo sviluppo sostenibile e addirittura proprio vengono definite. Quindi lo sviluppo sostenibile in pratica è uno
dei temi trasversali a tutte quelle politiche partecipative che abbiamo visto e di cui si sta parlando oggi. E anche nei piani di bacino troviamo i riferimenti specifici a quella che è la promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate. Quindi in tutta la normativa recente vengono richiamati quelli che sono il ruolo e il ruolo attivo che devono avere le autorità di bacino piuttosto che le regioni nel promuovere la partecipazione attiva e garantirla. Anche riferito ai piani di tutela piuttosto che ai piani di gestione, ma anche nella normativa riguardante il servizio idrico integrato troviamo queste, quindi vediamo che continua, è quasi una continua ripetizione di questa necessità, ma ancora si ha difficoltà poi a livello soprattutto nazionale, non in tutti i territori viene garantita e viene portata avanti con dei risultati. Spesso il tema della partecipazione attiva viene scambiato per l'informazione che viene data alla cittadinanza attraverso assemblee pubbliche nelle quali si racconta quello che si sta facendo. Questo, come dicevo prima, è fondamentale, ma è informazione, non è partecipazione. E la partecipazione richiede appunto delle dinamiche in cui tutti sono posti allo stesso livello, la pubblica amministrazione, come i tecnici che pure sono fondamentali per avere conoscenze particolari sui vari temi che vengono posti nel processo partecipato, ma anche il singolo cittadino che appunto può portare la conoscenza storica, la conoscenza puntuale del territorio su cui si va a discutere. E l'altro aspetto è quello anche della partecipazione intraistituzionale, che è un'altra delle cose che si ha difficoltà a gestire nelle pubbliche amministrazioni, ma su cui si stanno vedendo anche degli esempi interessanti. E parlare di piani, come dicevamo, tutta la lista che ho fatto prima, necessita alla pubblica amministrazione di attivare dei percorsi partecipati interni, perché le informazioni sono patrimonio di diversi settori all'interno della pubblica amministrazione e quindi bisogna riuscire a garantire anche questi percorsi interni di condivisione, delle informazioni e di condivisione degli obiettivi. Abbiamo visto anche qui che in alcuni territori funziona meglio, in altri si sta iniziando. L'altro aspetto è quello della partecipazione interistituzionale, cioè tra diverse istituzioni, e poi ovviamente la partecipazione è quella allargata e quindi al pubblico interessato e alle varie istituzioni piuttosto che comitati, piuttosto che singoli cittadini. Ecco. Un altro degli elementi importanti della partecipazione è questa figura del facilitatore, che è la persona esterna, tra virgolette non coinvolta, ma che conosce le dinamiche e le tecniche per mettere tutti allo stesso livello e garantire che il processo di partecipazione sia a livello paritario e che tutti possano dare il proprio contributo. È anche la persona che permette vengano rispettati i tempi nelle riunioni, perché insomma, immagino se siete qui e state partecipando a questo incontro, immagino abbiate già partecipato anche ad alcuni incontri sui temi proposti oggi dalla Regione Umbria, e quindi
garantire a tutti di parlare all'interno di riunioni che di solito hanno una durata prestabilita, non è facile, perché di solito ci sono sempre le persone che tendono ad essere più facilitate piuttosto che altre che sono più timide. Ecco, il facilitatore è anche questo, cioè come ruolo, quello di garantire a tutti la possibilità di parlare e il tempo all'interno delle riunioni. Ovviamente anche è quello che mantiene i contatti con i vari partecipanti e predispone il verbale degli incontri. Un altro aspetto non ancora toccato è quello della comunicazione, quindi dicevamo perché un processo partecipativo sia garantito c'è il tema dell'informazione, il tema del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la comunicazione. La comunicazione ha un ruolo di supporto nel processo partecipativo, ma richiede un grosso lavoro perché deve essere garantita nel tempo. E qui torna il tema delle nuove tecnologie che sicuramente oggi sono molto utili e permettono di comunicare in forma veloce e permette di raggiungere abbastanza facilmente tutti i soggetti che partecipano, non solo, permette di interagire perché ci sono questi scambi. Una volta era sempre la pubblica amministrazione che mandava i messaggi e i soggetti partecipanti li ricevevano, quindi c'era un po' un ruolo di dover costruire la comunicazione e poi inviarla. E invece oggi insomma, si riesce più a interagire, quindi è anche facile creare delle dinamiche di fiducia, di conoscenza, che è un'altra dei temi alla base dei processi partecipativi di successo. Bene, un'ultima parte che riguarda appunto come valutare il processo, un altro appunto percorso importante che va fatto tutti insieme e che è fondamentale. E l'aspetto delle risorse, che sono sia risorse di tempo, di persone, ma anche economiche. I processi partecipati costano. Appunto, come dicevo, sono un po' più lunghi che approvare un piano, redigere un piano, approvarlo e portarlo in approvazione. È sicuramente più veloce per una pubblica amministrazione, ma poi non permette la condivisione, quindi poi si creano delle rotture e dei tempi magari che diventano molto più lunghi perché dà adito a moltissimi ricorsi e via così. Quindi è giusto valutare all'inizio di un percorso quali sono le risorse a disposizione. E l'altro tema è quello dei prodotti, ma credo che oggi, vedendo anche la firma ai prodotti, e gli obiettivi che ci si pone sono quelli appunto di raggiungere una programmazione e dei risultati condivisi, ma anche, si diceva prima in alcuni interventi, risorse anche economiche per il territorio. Bene, quindi i prodotti a questo servono, ad arrivare a questi risultati. Risultati appunto che hanno sicuramente una maggiore efficacia e un rendimento maggiore. Bene, quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che i percorsi partecipati, partendo da quella che è la soddisfazione anche individuale, di poter portare la propria esperienza e il proprio punto di vista, oltre che le proprie competenze, ovviamente a seconda dei ruoli di chi partecipa, porta a quello che è un risultato abbastanza sicuro, condiviso, che quindi ognuno si prenderà in carico, perché non è il piano della pubblica amministrazione, ma è il piano di tutti quelli che hanno partecipato. L'altro aspetto importante
che finora è stato citato è quello delle, l'ultima cosa poi ho chiudo, è delle partnership pubblico-privato, cioè quando si fa un piano si vanno a definire anche quelle che sono le azioni, cioè i progetti che andranno via via realizzati. Bene, queste azioni, la cosa che emerge da tutti i processi partecipati in corso e non solo in Italia, è che queste azioni potranno essere realizzate soltanto se ognuno dei partecipanti si prenderà in carico anche la realizzazione. Quindi sicuramente il ruolo della pubblica amministrazione è fondamentale, perché può agire a livello nazionale piuttosto che internazionale per andare a raccogliere fondi e risorse da attivare nel territorio, ma anche vediamo appunto attraverso questi accordi che sono stati sottoscritti poco fa, ma questi accordi appunto tra pubblico e privato si possono attivare delle risorse, a volte anche non economiche direttamente, quindi non fondi, ma saper fare locale che permette di realizzare queste azioni, questi progetti che si vanno a definire nei piani. Bene, io vi ringrazio, questi sono i contatti per chiunque fosse interessato.